Ci troviamo qui a Paciano di Pordenone, con noi abbiamo Ricky Gobbo, uno degli organizzatori di questo evento delle casette di Natale. Le casette di Natale è un po' particolare anche perché sono al coperto, insomma si sta al caldo, no? Allora, come è venuta questa idea delle casette di Natale al coperto in particolare? Allora, le casette di Natale, Natale Pasianese, sono la quinta edizione. Sono partite 5 anni fa per scherzo con un gruppo di amici innamorati del nostro territorio, del comune di Pasiano, e il fatto di coprirle perché bisognava trovare un qualcosa che fosse di attrazione o comunque diverso dalle piazze più importanti, quelle di Pordenone, di Sacile e Cordenonse, e abbiamo pensato a questa copertura riscaldata. Ovviamente negli anni le cose sono migliorate e le casette di Pasiano sono diventate veramente, vado male a dirlo perché parlo delle nostre casette, ma sono state un successo. Beh, si vede anche, è tutto pieno. Certamente, un successo perché ovviamente non è facile, Pasiano non è sicuramente la piazza di Pordenone, la piazza di Cordenonse, la piazza di Sacile, però noi siamo innamorati del nostro territorio, innamorati del nostro comune, e quindi quello che facciamo lo facciamo col cuore per fare in modo che le persone conoscano Pasiano, che è un paese piccolo, attraversato da un fiume, ma è un paese bellissimo, e il risultato insomma lo stiamo vedendo qui in mezzo a noi. Stasera è facile perché un membro della nostra stazione che si chiama Otello Bondelli, insieme con un grande amico che si chiama Edison, hanno organizzato una serata in ricordo di un locale molto famoso che era qui a Moto di Livenza, e tutta la gente che è qui stasera è qui per il locale, è qui per gli anni, è qui per loro. Io li ringrazio veramente, perché anche questo è volontariato, anche questo è associazionismo e anche questo è vivere per il nostro paese. Noi siamo una realtà giovane, ripeto, siamo al quinto anno di lavoro, stiamo crescendo bene, stiamo cercando di migliorare sempre, non siamo perfetti ma siamo qua insomma per andare avanti. E insomma l'appuntamento al prossimo anno è sicuro? Io credo proprio di sì, è sicuro, perché sebbene il lavoro sia tanto e sebbene il lavoro sia veramente duro, abbiamo tanti ragazzi giovani e la gente veramente ci chiede questa manifestazione. Allora in bocca al lupo per il prossimo anno. Grazie mille.